Parliamo di Napoli. Gennaro, avete notato sicuramente che Garcia ha diviso i giornalisti in pro e contro, in buoni e cattivi. Non so se hai notato questa cosa nella sala stampa del Napoli. Sì. Guarda, il Napoli, il discorso è sempre quello lì. Lui, secondo me, ha sbagliato in voler snaturare alcune situazioni che erano una macchina perfetta. Perché abbiamo visto, no, in tanti frangenti in queste gare, no, soprattutto nelle ultime, Napoli quando fraseggia, Napoli quando gioca è uno spettacolo. Perché c'ha gli interpreti che conoscevano a Gennaro, memoria. scusa, Gennaro, a che punto è il lavoro di Garcia, secondo te? Sta facendo dei passi avanti, sta piano piano arrivando a... Anche perché poi io cercavo dei parallelismi con l'anno scorso. Non è che Spalletti cominciò benissimo l'anno scorso, ma poi Uno Spalletti. ebbe la gran fortuna che tutte le altre fecero molto peggio del Napoli l'anno scorso, cosa che quest'anno non si sta avverando. Sì, ma io su Garcia biasimo questa situazione qua, che lui doveva dare continuità al lavoro svolto e poi magari col tempo metterci qualcosa di suo dentro. Invece lui cosa ha fatto? Ha iniziato snaturando in maniera completa tutto e mettendoci subito del suo dentro. Questo è stato, magari la sua idea doveva farla Dici di maturare col gestire una tempo. sorta di transizione da un Esatto, modulo esatto. all'altro, Le non posso fare un questa. esempio? Gennaro, intendi tipo quando Allegri subentrò a Conte, no? Che il primo tempo continuò con la squadra di Conte e poi mise le sue idee. Ciao Flavio. Ciao ragazzi. Sì, diciamo che l'idea è questa qua. Perché, come ho detto poc'anzi, se io vengo da una situazione dove in 2 anni questa è una squadra che ha racimolato risultati e tantissime volte massacrando gli avversari, facendo un gioco praticamente a memoria, io devo continuare su questa falsa riga. Poi, piano piano, quelle che sono le mie idee le porto all'interno. Soprattutto perché hai gli stessi calciatori. Esatto, alla fine dei conti Napoli ha cambiato il difensore centrale, quella è stata tutta la cosa, che ovviamente parliamo di difensore centrale di livello mondiale, quello che era Kim, però alla fine gli uomini sono questi. Ieri Intanto Garcia ha messo. salutiamo Flavio Ognissanti, ciao Flavio! Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Ieri Garcia ha detto anche un'altra cosa in conferenza stampa che non è sfuggita a tanti, eh. Ha detto che Osimhen è un problema, l'ha detto ridendo, Io però ha detto che Osimhen è un problema per il suo modo di gioco, in realtà Osimhen lo è, perché lui preferisce Raspadori che spazia su tutto l'attacco, piuttosto che Osimhen che ti occupa l'area, ma però per non questo è legato giusto due quello che compagni. diceva Gennaro. Tu comunque gestisciti la transizione piano piano fino ad arrivare ad inserire gli altri le cose che vuoi tu. Francesco, rimane comunque un po' di ottimismo sul Napoli, secondo te? È ancora nelle prime tre, prime quattro? Può vincere lo scudetto? Dove può arrivare, secondo te, Francesco? Tra le prime quattro sicuramente, perché è verissimo quello che ha detto Gennaro, che Garcia ha voluto subito metterci del suo, però dalla sua prova a spezzare una lancia in suo favore. Comunque il Napoli quest'anno alcune partite non le ha giocate affatto male, penso alla partita con Real Madrid, penso ad altre, alla rimonta di settimana scorsa contro il Milan, cioè ci sono state prestazioni Francesco, abbastanza scusami se ti belle. interrompo, però Sì. parliamo, queste qua sono prestazioni recenti, ok? Perché Sì. se poi andiamo ad analizzare alcune partite dove tipo con la Lazio fece un primo tempo in Napoli straordinario, il secondo tempo in Napoli non entrò proprio in campo. Se la Lazio non avesse avuto poi la sfortuna, tra virgolette, di avere due fuorigioco che aveva fatto gol, quella partita finiva in goleada. Come il primo tempo Lì col il Milan, nonostante quello che dice Garcia. primo tempo col Milan la stessa cosa, a Genova un tempo e mezzo e Napoli in campo non c'è stato proprio, la rimontata nel finale. Cioè, ci sono stati alcuni frangenti dove veramente è andato in difficoltà.
è andato in difficoltà perché non sapeva cosa fare. Sì, 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 perché questo dobbiamo... è vero, soprattutto appunto nella prima parte di stagione, però ripeto, io ho visto poche partite, però diciamo nella seconda parte di stagione, nonostante le critiche, nonostante tutto, comunque io ho visto una squadra che cerca di seguire l'allenatore, perché una squadra che non segue l'allenatore difficilmente rimonta quella partita col Milan. Volevo arrivare a no, ma assolutamente, punto. Assolutamente sì. Magari... La stessa con la Fiorentina. Cioè, Tariano è venuto a Napoli, ha dato lezione di calcio alla squadra che tre anni prima, sì, faceva il miglior calcio d'Europa. Cioè, sì, questa è la cosa che non ha fatto poi sbocciare subito l'amore tra la Piazza e Garcia. Beh, era difficile trovare comunque un allenatore che continuava lo stesso percorso perfetto di Spalletti. Attenzione, però c'è un po' di umiltà in certe situazioni. Esatto, in quello sono d'accordo. Però allora, trovare un allenatore che continuava la maniera perfetta che aveva trovato Spalletti di far giocare il Napoli non era una cosa facile. Non era facile, ma non era impossibile, perché Garcia è stata forse la quinta/sesta scelta. Sì, del Napoli, perché sì, se arriva Italiano, molto simile a Spalletti, molto simile, ma però ci sono dinamiche che non solo di gioco, ci sono anche dinamiche di spogliatoio, ci sono tante dinamiche. C'è la stessa assenza di Kim, che per me è un'assenza non fondamentale di più, perché tu stai provando a competere per lo scudetto con quattro difensori, di cui uno è Ramani, ok. Un altro è Nathan, che è nuovo, anche se sembra un ottimo giocatore, ma viene dal campionato brasiliano ed è totalmente nuovo. Gli altri due, permettimi l'aggettivo, sono giocatori tra il buono e il mediocre, come Juan Jesus e Østergaard. Cioè sono due difensori onesti, che però non Ma Juan Jesus lo conosciamo, no? Ha giocato a 12 anni in Italia, 10 anni. Quante ne sono? Io lo conosco bene, essendo interista. Ha fatto sempre il quarto difensore, non ogni squadra che è andato. Sì. E probabilmente la sua migliore stagione è stata a Napoli l'anno scorso. Sì, 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 quella è, sì. Però ripeto, per una squadra che vuole ambire a competere per lo scudetto, non puoi iniziare la stagione con Ramani e Juan Jesus titolari. Cioè, Ramani, ok, assolutamente, perché, assolutamente. Ma Juan Jesus non poteva essere il titolare di questo Napoli in difesa per assolutamente. Ma ragazzi, oggi è Napoli... Flavio è troppo silenzioso, sono preoccupato un po'. Flavio, no, ci no, sei? Per me, io sul Napoli ho detto ciò che penso, ma l'ho detto a... Non è cambiato nulla da allora? Secondo me il Napoli, se tutto va bene, arriva a quarto. Quindi non... È una squadra che secondo me non ha idee, non ha gioco, non... Fatica. Credi al fatto che nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo col Milan era già stato esonerato? Onestamente io a questa regione metropolitana non credo, ma non perché penso siano false, perché chi l'ha detto, in base a chi, a cosa, boh, non lo so onestamente, poi faccio fatica, non essendo al di dentro di un certo tipo di realtà, faccio veramente fatica. Non ho un'opinione alta del Napoli, perché l'ho vista giocare dal vivo, perché l'ho vista parecchie volte, secondo me è una squadra molto involuta, ma in maniera preoccupante involuta. Poi, infatti, le partite che vince sono partite contro squadre molto modeste. Quando ha incontrato squadre un po' più alte, ha fatto pochi punti. Gennaro, era una fake quella? C'è stato? No. Allora, Garcia è stata valutata la sua posizione durante la sosta. Lì, della Vendis voleva cambiare, te lo dico proprio per certo. Solo che non è stato trovato modo di poter prendere un allenatore che prendeva le redini in mano, perché Conte subito si è tirato indietro, ha detto io non vengo, o parto dall'inizio con una squadra oppure durante non ci vado. E allora si è trovato in una situazione, ecco, la stessa situazione del Milan di oggi, no? Non penso che Pioli sia in discussione, ma metti caso Pioli fa due sconfitte consecutive. Oggi chi è in condizione di allenatori in base a quello che è il budget del Milan, in base a quello che è il momento del Milan, di poter prendere il Milan come allenatore? È difficile. Io penso che Conti al Milan ci vada.
Non lo so, con lo stesso stipendio, Flavio. Non lo so. Chi glieli dà tutti questi? No, non so. Cioè, io la mia non è una certezza, però, con tutto il rispetto per gli amici di Napoli, per un allenatore, se lo chiama il Milan, ci pensi un po' di più, perché sai, è un addetto ai lavori, lo sa, che lavorare con De Laurentiis non è facile. Accettare di lavorare con De Laurentiis non è facile. No, ma Conte ha detto ripetutamente che lui non gradisce andare a... Conte ha detto tante cose, poi è stato anche l'allenatore dell'Inter. Conte ha detto che non avrebbe mai preso una squadra in corsa e poi l'ha fatto. Quindi, esatto. Quindi io a quello che dicono certe persone, personaggi, quello che dicono ci credo il giusto. Penso che quando ti chiama il Milan è diverso di quando ti chiama il Napoli. Con tutto però Gennaro parlava pure di budget, dovrebbe ridimensionarsi molto lo stipendio, quasi a dimezzarselo. Io non penso che Conte, non so quando tornerà ad allenare, se tornerà fra un giorno, due giorni, due anni, ma non prenderà più i 10 milioni di euro, perché le cose sono cambiate. 16, 12, 13, 15, 18, 20, 65. Il calcio è cambiato. Il calcio è cambiato in Italia, ovviamente, perché... Però è chiaro, Gennaro, concedi il Real Madrid, Conte non lo chiama, il City, Conte non lo chiama, lui allenerà una squadra italiana a breve, so quando. E in Italia nessuno ti dà 12, 13, 18, 24, 55. No, ma quindi il problema non è andare solo al Real Madrid o al Manchester City. Ti faccio l'esempio pratico anche di giocatori, no? Qui c'è Francesco che ho capito bene, Paquetà giocava al Milan, no? Francesco interista, quindi... Paquetà oggi gioca in una società di medio livello in Inghilterra, ok? Se andiamo ad analizzare lo stipendio di Paquetà con una squadra di medio livello inglese, nessun giocatore in Italia prende soldi di Paquetà, nessuno. Quindi Conte potrebbe andare quando prende Paquetà? Paquetà prende 10 milioni di euro all'anno, netti. Okay. In Italia chi li prende 10 milioni di euro netti? Come giocatori nessuno, a parte l'allenatore della Juve, nessuno li prende.